Millie D'Abbraccio, la star del sesso e le rivelazioni intime. Millie D'Abbraccio ha rilasciato delle dichiarazioni davvero sconvolgenti che hanno a che fare con la sua vita privata e quella di Antonio Tequila. La donna ha parlato dell'uomo, attuale concorrente del Grande Fratello VIP, ed ha dichiarato qualcosa che ancora nessuno aveva detto. Antonio Tequila non ha mai tenuto nascosto di avere avuto tante storie d'amore e di sesso, ma non ha voluto fare i nomi. È uscito fuori, a causa di un pettegolezzo, soltanto il nome di Adriana Volpe che ad oggi continua a negare. La conduttrice Rai afferma che con lui non è mai successo nulla in passato, né un bacio né altro. Ma a quanto pare uno dei due dice delle bugie e secondo molti, a mentire è proprio lei. Non si sa il motivo. Forse per la sua famiglia, forse perché se ne vergogna. Proprio per questa storia Valeria Marini ha affermato di avere avuto dei rapporti con l'uomo e di non essersene mai vergognata o pentita. Millie D'Abbraccio, Zechila come Siffredi. Millie D'Abbraccio la pensa come lei, anzi l'attrice a luci rosse ha raccontato molto di più. Dice che si sono conosciuti nel 1990 a Fregene durante un pranzo. Ai tempi lui era un attore giovane e bello, lei invece era già mamma del suo primo figlio che aveva 8 mesi. Tra i due è scattato qualcosa. Lui ha sfoderato il suo charme, l'ha corteggiata e la donna alla fine ha ceduto. Punto tra di loro c'è stata una bellissima storia d'amore che è durata un anno e mezzo, poi tutto è scemato. Millie ha conosciuto nell'intimità Zechila, profondamente, ed ha affermato che avrebbe potuto avere un grande successo nel campo hard. Non ha mai voluto dare inizio ad una carriera nel settore perché dice di non volersi mettere in mostra in questo senso. Così si chiede perché Siffredi sia e non Zechila. Addirittura secondo lei l'uomo avrebbe avuto maggiore successo rispetto a Rocco. Ha tante fantasie che avrebbe messo in pratica facendosi conoscere per l'uomo affascinante e tenebroso che è. Una rivalità che dura da tanti anni. La D'Abbraccio però non ha dubbi. Ricordiamo che tra Siffredi e Zechila c'è sempre stata tanta rivalità perché negli anni 90 erano le due icone della bellezza maschile. Rocco esercitava il suo fascino davanti alle telecamere in un modo particolare. Mentre Antonio lo faceva in privato. Probabilmente quando Antonio Zechila scoprirà quanto la donna è arrivata a dire davanti alle telecamere si inorgoglierà tantissimo dato che ha dimostrato di tenere parecchio a quella che è la sua fama di Don Giovanni.